Abbiamo visto come la civiltà micenea sia per molti aspetti legata allo sviluppo della civiltà greca, che secondo gli storici avrebbe inizio intorno all'VIII secolo a.C. Ma cosa succede nei quattro secoli che separano la caduta dei regni micenei nel XII secolo e l'inizio convenzionale della civiltà greca, l'VIII secolo? Dopo il crollo della civiltà micenea, il volto della Grecia si trasformò completamente. In primo luogo, nel XII e nell'XI secolo, i regni micenei, un territorio piuttosto vasto che faceva capo a una città principale, lasciano il posto a nuove forme di insediamento. Dagli scavi archeologici condotti nei siti dei regni micenei, emergono infatti, da una parte, tracce di incendi e di crolli che fanno pensare a una distruzione violenta e rapida. Dall'altra, resti di insediamenti sparsi che sono successivi all'età micenea. Si tratta di piccoli centri urbani, di dimensioni ridotte rispetto alle cittadelle micenee, e di villaggi agricoli e pastorali. Tutto ciò rappresenta un regresso rispetto allo splendore della civiltà micenea, che, come abbiamo visto, era militarmente ben organizzata e soprattutto praticava il commercio, importando beni ed esportando i propri prodotti in tutta l'area del Mediterraneo. A partire dal XII secolo, la famosa anfora micenea, l'anfora a staffa, scompare quasi del tutto dall'orizzonte dei traffici del Mediterraneo. Un altro dato archeologico che attesta la decadenza dei regni micenei è che il dominio dei traffici nel Mediterraneo viene assorbito da un'altra civiltà, la civiltà dei Fenici, i quali approfittano chiaramente del vuoto creatosi con la scomparsa dei regni micenei, un vuoto che non viene colmato se non a partire dall'VIII secolo a.C.